Nel compianto sul Cristo morto, tutti i personaggi e persino il paesaggio costituito dalla collina di rocce convergono sulla solenne figura di Cristo. Le Marie, con i volti contratti in un'intensa espressione di dolore, e le pie donne velate e viste di spalle, sorreggono il corpo di Gesù. La Maddalena, accovacciata lungo una delle diagonali del dipinto, sorregge i piedi di Cristo, mentre San Giovanni, la cui testa è collocata nel centro geometrico della scena, allarga le braccia all'indietro in un gesto di dolore straziante. Anche gli angeli del cielo piangono e si disperano con umana partecipazione. Annullando secoli di convenzioni che imponevano di raffigurare gli angeli e gli altri esseri celesti con espressioni imperturbabili e lineamenti di grande bellezza, Giotto li rappresenta in modo realistico. Essi esprimono il proprio dolore, chi strappandosi i capelli, chi coprendosi il volto, chi allargando le braccia in senso di impotenza di fronte all'enormità della tragedia che si è compiuta, quasi in una sorta di rispecchiamento celeste della disperazione umana.